Parliamo oggi al Benite di sogni che si vorrebbero realizzare, di sogni che si hanno nel cassetto e noi sicuramente speriamo di poter dare qualche opportunità in più. Infatti oggi vi voglio presentare una ragazza, questa ragazza è giovanissima ma allo stesso tempo tante le esperienze che ha fatto alle spalle e tanti sogni da voler realizzare. Stiamo parlando di Francesca Rizzo e il suo sogno di lavorare nel mondo della moda. Benvenuta Francesca ai nostri microfoni. Grazie. Allora, cara Francesca, come dicevo appunto, tu sei veramente molto giovane, però veramente tante esperienze che hai già fatto alle spalle, quindi raccontaci un po' la tua storia. Sì, allora, io sin da quando ero una bambina ho avuto questo sogno di diventare una stilista. Quindi giocavi a gira la moda, no? Mi sa che tu sei troppo giovane per conoscere. No, però disegnavo spesso bambole, vestiti, insomma, ero molto, come dire, già interessata fin da piccola a questo campo. Bene, tant'è vero che tu hai fatto tutto quanto un percorso di studi, mi stavi raccontando, proprio diretto in questa direzione, perché già dal diploma. Sì, sì, dopo le medie ho conseguito gli studi in una scuola di moda, e prendendo poi il diploma in tecnico di abbigliamento della moda. E dopodiché ho voluto conseguire altri studi che mi hanno portato in questa accademia, che poi in parte ha realizzato qualche mio sogno, perché mi ha fatto sfilare in grandi eventi come Alta Roma e insomma mi ha realizzato molto. Sicuramente sì, un'esperienza molto importante. Quindi stiamo parlando dell'Accademia Internazionale di Alta Moda COEFI, e quindi che cosa ti hanno insegnato per esempio qui? Beh, l'Accademia si divide in tre anni. Il primo anno è soprattutto la realizzazione di figurini di moda, il secondo si focalizza sul modellismo. E il terzo anno alla fine fa sì che tutti questi anni si rapportano e si crea un abito, e quindi si crea automaticamente con le nostre mani. Eh sì, e quindi da una parte quindi la teoria c'è, ma c'è anche la pratica nel tuo caso. Certo. Perché? Perché tu mi hai detto che già hai comunque portato avanti delle esperienze in più atelier, l'ultima poi tra l'altro ti ha colpito particolarmente, che era per abiti da sposa. Sì, dopo che io mi sono laureata è stato il primo lavoro che io ho avuto e mi ha dato molto. Sono stata un anno in questa atelier di abiti da sposa, mi sono emozionata davanti a questi abiti da sposa bellissimi. Quindi che cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza? Beh, mi ha dato tanto, perché mi ha dato tanta negatività quanto positività, perché è stata molto dura lavorarci, però alla fine ho capito che il mondo del lavoro non è solo rose e fiori, come si dice. Eh no, purtroppo la maggior parte delle volte sono le spine dei fiori, non è tanto il fiore in sé per sé. Però ecco, come dicevi prima, hai collaborato anche con Alta Roma, quindi hai portato avanti queste sfilate. Che tipo di sfilate erano? Questa sfilata sono delle sfilate che sono degli eventi che si fanno a Roma e racchiudono i lavori dei giovani stilisti come me. A tu però che cosa ti piacerebbe essere? Cioè, stilista di cosa? Stilista di moda e... Però ecco, fare che tipo di abiti, che tipo di stile? Beh, l'alta moda è ciò che mi affascina di più. Lo stile che io ho è uno stile molto particolare, perché comunque abbraccia i contesti delle geometrie e delle architetture. E quindi diciamo che è un contesto un po' particolare. Vorrei lavorare insomma con grandi case come Armani, grandi case. E noi te le andiamo comunque ad augurare, perché no? Anche perché tu mi dicevi tra l'altro che sai anche bene le lingue, parli inglese, parli francese, hai un buon uso del PC, e tant'è vero che hai fatto anche dei corsi di Photoshop e Illustrator. Illustrator, sì. Sempre in questa accademia ho fatto vari corsi, come vi spiegavo prima, e c'era anche questo corso di Illustrator e Photoshop, che comunque mi ha aiutato molto. Assolutamente. Poi sei automunita, saresti disposta a spostarti, anche se ovviamente magari trovare lavoro qui a Roma l'ideale. Sì, sarebbe l'ideale trovarlo a Roma, perché comunque stare vicino alla famiglia è sempre un bene. Però spostarmi a fare delle esperienze credo che mi possa far crescere molto. Assolutamente, ma poi bisogna comunque sempre andare a
provare a realizzare i propri sogni. Quindi... Sì, 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 non è facile, cioè adesso non è facile. No, c'è bisogno di tanto sacrificio, ma noi te lo auguriamo. Quindi sì, io direi, sì, cara Francesca, di dare tutti quanti i tuoi contatti proprio per venirti, okay, a scoprire, e poi soprattutto ve la consigliamo se comunque magari lavorate nel mondo della moda, avete bisogno di una ragazza in gamba, professionale, competente, che ha avuto già delle esperienze alle spalle. Sicuramente Francesca, che lei vuole diventare stilista da grande, è la persona giusta per voi. Quindi Francesca Rizzo, vi ricordo, diplomata in tecniche dell'abbigliamento e della moda e laureata all'Accademia Internazionale di Alta Moda COEFIA. Quindi la potete contattare al 340 4609 916, ma vi ricordo anche il contatto Facebook Francesca Rizzo, e se volete magari contattarla anche tramite mail potete farlo a francescarizzo94@hotmail.it. Francesca, perché dovrebbero contattare proprio te? Ma perché ho tanta voglia di volontà, credo nei miei sogni, credo nelle mie capacità. E quindi sicuramente sei la persona giusta per portare avanti veramente la propria attività, la propria azienda, e quindi per investire su di te, ecco. Sì, perché sì, no? Soprattutto perché siamo giovani e io penso sia anche giusto investire sui giovani, perché comunque abbiamo tanta voglia di volontà. Assolutamente, tantissimo entusiasmo, tantissima creatività, e quindi io ve la consiglio ancora, Francesca Rizzo, lei cerca lavoro come stilista di moda e noi ti auguriamo di poter coronare vivamente il tuo sogno. Grazie ancora. Grazie. E questa è By Night Roma, solo ed esclusivamente il top della capitale.